Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video e oggi andremo a parlare di una cosa un po' nuova, non saprò se funziona, se non funziona, come andrà, come non andrà. Praticamente, voi sapete, io vivo al caldo in Spagna e ora per una vacanza lunga, per forze maggiori che siamo fermi con il lavoro, sono venuto a salutare parenti in Italia, stiamo facendo un po' un tour dell'Italia, poi caricherò qualche video, qualcosa dei posti dove mi fermerò. Ora esattamente siamo in Sicilia. Già nel viaggio che ho fatto da là a qua mi sono accorto di un paio di cose che potrei usufruire, che là non mi servono, e visto che siamo in giro un po' così al, permettetemi la parola, ho trovato una cosa da Euronics che potrebbe servire, potrebbe essere utile. Ho detto il nome Euronics anche se sicuramente non mi pagherà nessuno, però non mi interessa, io non lo faccio per soldi, lo faccio per far vedere una cosa che ho comprato che può essere utile a qualcuno e che sa che la può trovare lì. E di cosa andremo a parlare oggi? Parleremo di un sistema assorbi umidità cordless ricaricabile, previene muffa, umidità e cattivi odore. Premetto, non ho problemi di muffe, non ho problemi di umidità, non ho nessun tipo di problema nel camper. Però visto che nel viaggio in Italia e Francia abbiamo trovato pioggia e freddo, confronto alle temperature spagnole, ripeto, noi siamo abituati a 30 gradi di media, passare a 7 gradi nelle montagne della Francia o anche meno, quanto siamo arrivati ora non ricordo, comunque dentro il camper si sente quel freddo umido di fuori, è normale. E quindi ho trovato questo apparecchio che non è come i soliti apparecchi che ogni tot vanno cambiate tavolette o vanno fatte varie cose. Come potete vedere, ora faremo un unboxing. Io non l'ho ancora aperto, nel senso non so niente. È nuovo, non so come funziona, se funziona, non so niente. Praticamente assorbe umidità fino a 250 ml, ricaricabile, silenzioso e cordless, senza costose tab di ricarica. Funziona, come mi ha detto l'impiegato di Euronics, con dei sistemi di sali, di cose strane. Ora lo andiamo a vedere e soprattutto c'è scritto, dove l'ho letto? Aspettate, qua. Il mini deumidificatore non umido previene umidità, muffa e allontana i cattivi odori. Un aiuto indispensabile in casa per migliorare la qualità dell'aria e aiutare a combattere le allergie. Ricaricabile, silenzioso e portatile. Il design moderno lo rende adatto ad ogni ambiente come bagno, camera, taverna, sottoscale, cantine e garage. Le sue dimensioni permettono di posizionarlo anche all'interno di armadi, scarpiere, camper e barca. Quindi è adatto anche proprio per i camper. Non ha grossi consumi perché il consumo che ha sono 20 watt, quindi se abbiamo anche un piccolo inverter sul nostro camper, cioè sono 20 watt. Ora andremo a vedere il funzionamento, però vi spiego un attimino come mi ha spiegato che funziona quello di Euronics. Praticamente lui va montato, va tolto dalla scatola, si mette in un punto nel camper dove logicamente se ci muoviamo non cada, non faccia cose. C'è un indicatore, adesso, eccolo qua. C'è un indicatore, prima di assorbire l'umidità si vedranno i granelli di salicini, come si chiamano, i grani di silice. Posti all'interno dell'umidificatore assorbono umidità dall'ambiente circostante, che viene poi rimossa, asciugata, semplicemente collegando l'apparecchio alla corrente. Cioè lui cosa fa? Se non è collegata alla rete elettrica, cioè non deve essere collegata alla rete elettrica, i sali assorbono l'umidità nell'aria. Quando i sali diventano neri, vuol dire che sono saturi di acqua. Addirittura dicono di pesarlo anche prima e dopo, mi ha detto il tizio. Ora leggeremo comunque le istruzioni. Quando vediamo il nostro pallino qua diventare nero, bisognerebbe, logicamente nel camper, se uno potesse farlo fuori o aprire tutte le finestre, bisognerebbe collegarlo almeno un paio d'ore all'inverter sotto carica, perché lui cosa fa? Presumo io che si scalda e manda fuori l'umidità che ha assorbito. Perché dico di farlo fuori dal camper? Perché se lui ha preso l'umidità nell'aria e poi noi lo colleghiamo di nuovo nel camper, rimanda l'umidità nel camper. E quindi o tenere le finestre aperte o metterlo, se abbiamo, non so, dalla cucina la finestra aperta, comunque che se ne vada via. Ed è comodo e va bene per ideali per ambienti fino a 20 metri cubi. Noi nel camper direi che ci stiamo dentro. Comunque, bando alle ciance, andiamo a fare l'unboxing e vediamo cosa ci troviamo all'interno. Ah,
Il costo, se non ricordo male, è sotto i 20 euro, 19,90 euro, quindi abbordabile, non è un costo eccessivo. Andiamo a vedere. Qui ci abbiamo le nostre istruzioni, il cavo, e qui c'è il marchingegno. Qui abbiamo l'apparecchio, non rimuovere la pellicola prima dell'uso, ok? Ah, qua il nostro cavo dove andrà attaccato. Sentite? I salica internamente. Se funzionamenti, grani secci e posto interno, quello che abbiamo già detto prima, quindi direi che anche le istruzioni non si usano perché alla fine sono tre pagine quello che c'è scritto. Funzionamento, sì, che quando qua sopra, come ora sono arancioni, dry e wet, non so la traduzione, comunque arancione vuol dire che sono secchi, quando diventeranno neri perché sono pieni di umidità e bisognerà attaccarlo alla corrente per farlo asciugare e quindi essere di nuovo pronto all'utilizzo. Non ha nessun tipo di tasto, c'è solo questo LED che si accenderà quando lo andiamo ad attaccare sicuramente. Ah, è una cosa, aspettate, guardiamo, do un'occhiata. Quando si attacca la corrente dice qua lasciare l'apparecchio collegato per almeno 24 ore o comunque fino a quando i grani non torneranno ad assumere un colore arancione. Al termine scollegare la spina, claro, la luce LED si spegne, il cavo, vabbè, sì, è normale, ok. Si direi che le istruzioni già più. Andiamo a metterla all'opera. Lo apriamo e vediamo cosa succederà. Ah, ok, qua abbiamo il nostro scontrino di Euronix, deumidificatore ricarica a corda, 19,99, 20 euro, quindi non è un costo così eccessivo, anche perché altri apparecchi che vanno con le tavolette, porca miseria, costano già di più di serie e in più ogni tot devi cambiare le tavolette. Ok. Bisogna posizionarlo, ora non serve attaccarlo perché è arancione. Facciamo una cosa, lo andiamo a pesare visto che il tizio metto pesalo, così vedi l'acqua che assorbirà. Ci abbiamo la bilancia? Bugia ragazzi, ho cercato la bilancia ma la bilancia è scappata dal camper, non ce l'abbiamo, quindi mi fido su quello che metto il signore, io lo peso così, diciamo che ora peserà un mezzo chilo, dovrebbe pesare poi 750 grammi, non lo so, dico una cazzata. Quindi ragazzi, è una piccoletta, vediamo se funziona. Se funziona metterò un altro video dove farò vedere che le palline diventano nere e magari farò un video in diretta, stiamo 24 ore tutti assieme, lo attacchiamo e aspettiamo che i pallini diventino arancioni, no scherzo. E comunque se funzionerà metterò un altro video e chi è interessato può chiamarmi, lo ordina da me, io ve lo spedisco a casa, io l'ho pagato 19,90, ve lo mando a casa solo i 199 euro, spese di spedizione incluse. Ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se avete qualche domanda o se qualcuno l'ha già comprato e l'ha usato e vuol farmi sapere come funziona, e potete scriverlo nei commenti. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, lì sotto c'è scritto iscriviti al canale, attivate la campanellina e vi arriveranno sempre le varie notifiche di quando io faccio dei video. Come sempre ragazzi, se vi è piaciuto buoni chilometri a tutti. Al prossimo video, ciao a tutti! Iscriversi al canale è gratis, non nuoce alla salute.